famiglia, lo eleva a luogo fondamentale, attorno a cui ruota una vicenda di straordinaria fantasia, piena di azioni rocambolesche, ma con tanti piedi negli scenari della realtà vicina e lontana, e anche di quella possibile. Il libro ci proietta avanti nel tempo, siamo nel 2037, c'è una Repubblica Autonoma della Sardegna, dove però la lingua ufficiale è il sardo. Realtà diverse che non comunicano tra loro. Le separa una muraglia che è confine fisico e anche culturale. Tutto conseguenza di un referendum separatista, di una grande crisi globale che ha travolto l'Europa e gli Stati Uniti e ha consacrato il potere della Cina, la quale ha fatto della Sardegna la sua piattaforma commerciale del Mediterraneo. Nella marina c'è perciò tanto commercio, ma non turismo. Oltre la muraglia c'è la barbagia pastorale, che ai cinesi non interessa. E questo di fatto ne fa la sua fortuna, perché i residenti vivono per conto loro secondo un codice antico. Per i cinesi la barbagia è terra pericolosa, da tenere perciò isolata. Durres sta naturalmente al di qua della muraglia, dove è forte il senso della famiglia e della comunità. Il senso della casa, della giustizia, della solidarietà, del progresso, del silenzio, del lavoro, dell'orgoglio, della cultura, nei termini in cui tanti di noi vivono o hanno vissuto questi valori. Ma non è realtà cupa e isolata come storicamente la Barbagia è stata anche raccontata. È invece immersa nella grande rivoluzione tecnologica, anzi ne è epicentro straordinario, benché nascosto, con rapporti inimmaginabili che portano lontano. All'Egitto e alla Mongolia. La fantasia dell'autore è davvero potente, ha quasi un effetto lievitante, così si scopre che il centro di ricerca delle tradizioni pastorali, luogo fondamentale della storia, è un incredibile ponte verso il futuro, nasconde un progetto d'avanguardia che sfida stati e potentati economici, grazie alla scoperta sensazionale fatta da uno scienziato brillante che è la figura forte del romanzo. La lana della pecora, che noi poco consideriamo, che al massimo depositiamo a San Giovanni perché gli operatori di nulla ne facciano quello che vogliono, qui vale più dell'oro. In questo libro è il prodotto principe che mette in moto un processo innovativo per produrre energia che sarà illimitata fino a quando ci saranno le pecore. Il tutto naturalmente nel rispetto dell'ambiente. La fantasia ardita dell'autore non ci risparmia proprio nulla, dalla storia d'amore allo spionaggio, alle scorribande su mezzi che naturalmente si muovono grazie a questa benedetta lana di pecora. In questo contesto il pastoralismo diventa realtà internazionale e anche crocevia di una umanità che bada all'uguaglianza sociale e al riequilibrio tra stati ricchi e poveri. Vive un'apoteosi inaspettata, immersa in una civiltà tecnologica che sembra però il prolungamento di quell'antica dei nuraghi e ha la forza di modellare una comunità, quella di Durres, dove gli abitanti lavorano felici. La protagonista si chiama Mavi Stelai. Per i bitesi Stelai non è proprio nome di fantasia, identifica non solo la cooperativa che gestisce il museo che ci ospita qua, ma anche una località tra Bichi e Mula, sede di una regia nuragica. E comunque Mavi Stelai vive a Londra, dove si è appena laureata, ha un futuro da avvocato e perfino da principessa. È in volo verso la Grecia per raggiungere gli amici per una vacanza, l'aereo ha un guasto e che impone l'atterraggio in Sardegna. Inizia così per lei un viaggio che è la ricerca della figura del padre sparito senza spiegazioni. Questo la porta alla comunità d'origine, che è appunto Durres, in un intreccio narrativo pieno di colpi di scena. Il viaggio diventa mano a mano la scoperta anche di una identità irresistibile, protetta dalle apparenze, ma tanto forte da rivelare un mondo che vive in profondità sentimenti, relazioni, progetti e anche ambizioni. In questo viaggio c'è tanto, dal pozzo nuragico in mezzo al bosco che identifica Romanzesu, a Sadonna, altra località che ci è familiare, dal linguaggio tutto bitese introdotto da Zamesu Birra, al soprannome che accompagna vari personaggi, alla visione di una Barbagia che realizza il suo sogno di autonomia e di libertà. C'è perciò tanto da dire,
A questo punto io mi fermo. Abbiamo con noi il professor Battisio Bandino, che interverrà tra poco assieme all'autore. E, prima la parola all'assessore alla cultura del Comune di Bitti, Ivana Bandino. Ricordo che il Comune di Bitti dà il patrocinio a questo incontro assieme alla casa editrice Alfa, che pubblica il libro, e l'associazione Azione Sardegna e l'ARAS Sguardi e Parole di Sardegna. Parola Ivana, prego. Buonasera a tutti, benvenuti e benvenuto a Sebastiano, anzi bentornato a casa tua. Grazie a tutti di essere intervenuti, ringrazio Marilena, ringrazio il professor Bandino, sempre disponibili ad accogliere le proposte a cui vengono invitati ad iniziative di questo genere. Io devo ringraziare Sebastiano perché mi ha dato l'opportunità di leggere in anteprima il libro. È stato davvero divertente, è la parola che mi è venuta immediatamente appena ho chiuso il libro, ho detto mi sono divertita come non facevo da tanto tempo. Bappo godito proprio a leggere questo libro, ho riso in diverse parti del libro. E tra l'altro mi ha fatto anche riflettere, naturalmente, mi ha fatto riflettere sulle opportunità, sulle potenzialità che potrebbe avere il nostro paese, sulla bellezza del nostro paese, e credo che sia stato un bellissimo omaggio che tu hai fatto al nostro paese, ai bitesi, alla tua famiglia, perché è evidente questo grande omaggio, questa tua grande vicinanza a tutti noi. Io non aggiungerei altro se non raccontare un piccolo episodio. Riunione in comune, si parlava di energie alternative, c'era un consulente con noi, ci spiegava alcune cose. A un certo punto inizia a parlare di cose per me assolutamente futuristiche e fantasiose. Ci siamo guardati io e Christian e ci siamo contemporaneamente mandati il messaggio: ma questo è il libro di Tola, quindi forse non tutta la fantasia, insomma, chissà che un domani non ci sia davvero qualcosa del genere. Buona serata a tutti, io restituisco la parola a Marilena. Vado in mezzo ai duresi, se permettete, e vi lascio ai vostri lavori. Grazie, grazie di voi. Adesso la parola al professor Bandino, richiamando una sola cosa. L'autore lo indica tra le figure fondamentali per la sua formazione, assieme a Michelangelo Pira e al giudice Salvatore Buffoni. Perciò siamo tutti pronti ad ascoltarlo. Grazie. Marilena vi ha già dato un quadro esauriente, direi magistrale, del romanzo, perché la difficoltà di presentare un romanzo è che non si può raccontare, perché se io vi raccontassi la trama e la vostra lettura vi è meno, manca il piacere del testo, il piacere del leggerlo, seguendo gli sviluppi, le articolazioni, e questo libro è ricchissimo di andirivieni, di labirinti, però non si possono raccontare, per cui la presentazione è un invito alla lettura, ma senza entrare in merito alla trama. Perciò io vi invito invece ad un gioco, chiedendo a ciascuno di voi di immaginare di scrivere un racconto, un romanzo, un racconto. Oralmente lo fate ogni giorno, raccontate. Ecco, quando scrivete questo racconto, simulando ora che davvero voi lo facciate, raccontate una storia e dovete inventare un personaggio centrale, che in qualche modo organizzi la tramatura del testo. Com'è che questo personaggio si incontra con altri personaggi? In quale ambiente? In quale contesto? Con quali sentimenti? Con quali ragioni? Dunque, scrivere vuol dire rappresentare una realtà di vita immaginando per come succede e toccandone tutti gli aspetti di personaggi, ambienti, relazioni, natura, cultura, relazioni sociali. Beh, questo libro io appunto nel leggerlo mi chiedevo: ma come ha fatto Bustiano Tola
come ha immaginato, ed è questo che poi gli chiederò, perché lui è il personaggio centrale stasera, per raccontarci come è nato, come si è sviluppato questo romanzo. Perché non essendo uno scrittore di professione, è interessante sapere come un avvocato si mette a raccontare. Secondo me questa capacità del racconto davvero riuscita in questo romanzo gli deriva da Vito Tola. Vito Tola è un contatore. Pensate che la rivolta dell'oggetto di Michelangelo Pire, nella gran parte, più della metà delle vicende, sono tutte tratte dai racconti di Vito Tola. Quindi Vito Tola conosceva il mondo bitese, oltre ogni dire, con esperienze personali, con personaggi caratteristici e con Taiata. E Mialino e Crapina scurtaiata, e poi la saputo tutto intro di questo libro, aggrezzandosi a modo suo, facendone un saggio, ma in sostanza è tutta vicenda narrativa bitese tratta dai racconti di Vito Tola. Quindi suizo pur una tinteso e geo pur una tinteso contatta da Vito, vizza della famiglia mia che non conosco io e mi la sconta io. Ecco, questo è, come dire, l'eredità narrativa probabilmente, ma poi lui ci dirà. Ecco, io mi chiedevo, che approccio nel raccontare voi, quale personaggio vi create, vi inventate? Ecco, e seguivo questo libro di Giustiniano Tola immaginando la sua narrazione, come ha esordito, ed è singolare questo esordio, di un guasto aereo e di un approdo o di un dover comunque fare i conti con una realtà non contemplata, perché era diretto, come avete ascoltato poc'anzi, in un'isola greca e invece finisce alla guerra. Ma la tramatura di questo libro è che poi scoprirete alla fine, ma io non posso scoprirlo, che non è casuale questo guasto aereo. Per cui voi capite che nella parte finale questo libro poi vi dà ragione di tante cose che mi sembravano occasionali, spontanee, e invece fanno parte di una tramatura ben contemplata dall'autore che si rivelerà alla fine, e alla fine potete congiungere tutti questi fili per capire poi il tappeto nel suo complesso come si organizza. Ecco, questa donna, perché sceglie un personaggio femminile? Glielo chiederò. Poteva scegliere un personaggio maschile, anzi, generalmente si sceglie un personaggio maschile. Non lui, eh. Siccome io, siccome Antonangelo Iuri, suo compagno, amico e compagno di classe, quindi responsabile assieme a lui di tante fatte, non malefatte, di tante fatte anche studentesse, non a caso, vedete, mi faceva presente che non poteva essere che un personaggio femminile. Vedete come già si scoprono alcune scelte che sembrano casuali e invece fanno parte delle, come dire, direttrici di vita adolescenziale, giovanili e successive del personaggio autore. Questa donna, nello scendere ad Alghero, avverte lo stacco netto tra la realtà marina dell'isola e questo ascolto di una muraglia, questo ascolto di un'enclave, di una specie di, come dire, di tribù inserrata all'interno della Sardegna, che vive una sua esperienza tradizionale, ma vedremo anche tecnologicamente avanzata. Ecco, allora, questo personaggio, quando voi ve lo create nel racconto, quale carattere gli date? Cioè, come lo dipingete? Non potete dire, Antonietta arriva dal vero, scende dall'aereo, un guasto, è un po' scocciata perché non era quella la destinazione. Però chi costruisce il racconto? Come costruisce la psicologia di questo personaggio? Poi provate ad immaginarli voi. Questi discorsi sono astratti, se voi non vi immedesimate e simulate voi stessi il racconto. Come caratterizzare il personaggio ad Alghero di Mavi Stella? Chi è? È brillante, è serena, è arrabbiata, cosa pensa, cosa vuol fare,
Ecco, questa è la capacità dell'autore di già dipingere, schizzare all'inizio il personaggio, presentarvelo a voi lettori, di modo che abbiate subito un'idea con chi avete a che fare. Allora, può essere un personaggio di superficie e vi fa solo una descrizione fisionomica, capelli, occhi, statura, oppure vi dà caratteri generali. Non potete dire, era un tipo psicologico, no, nel romanzo non si interviene da fuori dicendo era un tipo psicologico di questo tipo. No, perché nel racconto tu lo devi dire. Quindi raccontando allo stesso tempo spieghi e caratterizzi il personaggio, facendo capire che tipo è, che sentimenti ha, che ragioni ha. E subito Bustiano, Tola, ci dice di questo suo desiderio di recuperare una storia, un'infanzia, perché questa donna che capita così apparentemente, casualmente ad Alghero, invece è vissuta proprio dentro quella muraglia. È l'infanzia che le appartiene, i sentimenti, le memorie, le paure, i desideri delusi e sogni appartengono a quello spazio barbaccino, diciamo di dure, di bitti, che lei ha vissuto. Ecco, allora si può già configurare come una figlia alla ricerca del padre, perché il padre non si sa che cosa è avvenuto. I rapporti con la madre sono di un certo tipo. Vedete come l'autore comincia a caratterizzare figlia, rapporti col padre, da recuperare. Figlia, rapporti con la madre, non confacenti, non di intimità, ma di dubbio, di difficoltà interpretativa. Come mai non ha mai chiarito chi è il padre? Dov'è il padre? Perché parla di una scomparsa del padre e invece vedremo che scomparso non è? Ecco, vedete dunque come l'autore dispone già tre personaggi, figlia, Mavis Belay, padre e madre, in un triangolo familiare che gli dà un senso di dubbio. Il lettore già si chiede, si interroga, ma perché così? E non vi dice altro l'autore, rimandando ad elaborazioni successive, di modo che non spenda tutte le sue carte sul momento iniziale svelando, ma rimandandovi ad una tramatura che avverrà nel processo stesso del filare e tessere. È come costruire un tappeto nelle sue prime di ordito e trama, e in prospettiva avverranno colori, avverranno dipinti, avverranno forme e tessiture che in seguito si elaboreranno per costruire interamente la storia. Immediatamente l'autore vi fa subito capire come questa ragazza si trova in un mondo alieno, i cinesi, organizzazione rigida, dittatoriale, niente turismo, Alghero è la porta del turismo sardo, vera, non quella posticcia venuta negli anni 60, ma quella che ha una storia del 1860, l'unica città veramente turistica della Sardegna. Ebbene, questa non ha nessun turismo, i cinesi non credono nel turismo, ne hanno fatto una sede commerciale. Tutta la struttura reale, simbolica di questo universo cinese, l'autore la caratterizza come una realtà rigorosa, fredda, del dare e dell'avere, del profitto, del commercio. Nessun altro sentimento. Avverte subito Mavis Belay che non è in una logica sentimentale di nessun tipo, né di memoria, né di proiezioni immaginative, né di caratteri sensibili a certe sensazioni o illusioni, e rimane colpita da questa struttura così d'acciaio. Ecco che allora nasce in lei invece questa esigenza di recuperare quel mondo infantile, che per lei è un mondo onirico, immaginato, pensato, sognato, e che ora fa scattare in lei un desiderio di percorrere questo percorso a ritroso, dal Alghero, verso questa realtà dell'infanzia.
Ma non voglio ancora raccontarvi anche questo po' di trama dell'inizio. A me interessa sempre come l'autore sta sviluppando la tramatura, la tessitura. E questo arrivare alla zona di confine, dove c'è la muraglia, come caratterizza il personaggio? Per esempio, i personaggi locali, burocratici, sono freddi come quelli di Alghero. È la cultura dominante cinese. Ma c'è un personaggio strano, un personaggio diverso, un personaggio che già caratterizza secondo una psicologia barbaricina. Parla poco, parla per allusioni, parla per enigmi, e dunque è il tipico discorso nostro del Valdà di Susco, e il messaggio è ambivalente, sembrerebbe chiuso e di prospettiva ad un tempo. Bilapo mannata a narrere, non bilapo nasce. Ecco, questo già vedete come l'autore sta abbandonando la descrizione fredda del mondo cinese e ci fa entrare già al confine con questa psicologia differente, con questo parlare e il non detto, dove il tacere è un parlare, dove il silenzio è un linguaggio. Tant'è che lei coglie e non coglie questo aspetto. Mi sembra un tipo scorbutico, ma in realtà comincia anche lei ad entrare in questa ambivalenza del linguaggio nostro, del dire e del non dire. E tacendo parla, e parlando nasconde in sostanza, perché questa è la caratteristica del nostro modo tradizionale di comunicare. Ecco, e qui inizieremo il racconto interno a questa muraglia, il racconto del recupero delle conoscenze, ma io non posso raccontarvi questa trama perché entrerei proprio nel corpo della narrazione di questa Mavis Stelai dentro il suo universo infantile, dove c'è una memoria a volte labile, perché si gioca tutto tra memoria e dimenticanza. Quindi il personaggio è in un'articolazione del recupero, dell'oblio, del risorgere di stimoli, di visioni, di parole che innescano meccanismi memoriali parziali, ma che comunque comincia anche lì una tessitura particolare, osservando personaggi, vedendo situazioni, vedendo con lo sguardo le cose, gli oggetti che sono diversi da quelli marini cinesi, ma sono oggetti di appartenenza nel nostro mondo. Un oggetto parla, un oggetto dell'ovile racconta. Quindi questo suo rapporto con gli oggetti e con le persone comincia a situarla in un contesto, e lì comincia il racconto, il recupero della memoria. Io qui dovrei fermarmi per dire del prosieguo narrativo, ma mi interessavano alcune cose da osservare, raccontando da fuori però, non più entrando nella travatura del libro. Come Bospiano Tola racconta questo mondo partagiano? Perché c'è sì tutto il racconto di Vito, ma c'è anche una sua realtà immaginaria, perché dal modo anche di parlare e dalle relazioni che egli ha avuto personalmente da bambino, ma anche poi da avvocato col mondo pastorale, e ne fa un'immaginazione anche, come dire, un'esaltazione in qualche modo. Noi tendiamo, Michelangelo Pia era innamorato del mondo pastorale che, diciamocelo, un po' esagerava nell'idealizzarlo, e Giorinara, io chi non strutturai, tu invece stato pacco, non dici vada Lucchese e Umbra, è un mondo complesso il mondo pastorale, non va di fetto il manco spuru, noi sto su Lucchese, che si ma lui non si convertiva molto a questa valenza negativa, perché l'ha idealizzato. Ecco, c'è in questa proiezione immaginativa di Bospiano Tola anche questa traiettoria ottimistica, bella, immaginativa, amorosa, direi, di questo universo barbaricino. Ciò che è interessante dal punto di vista antropologico è l'indovinato confronto tra il mondo cinese
e il mondo qui, al bacino. Perché qual è il carattere di questo mondo che lui esplora? Che è arcaico. È il stesso mondo come eravamo sconosciuti noi negli anni 50, diciamo. Però allo stesso tempo, piano piano, si scopre che questo mondo invece, assieme a questa arcaicità di comportamenti, di relazioni, del modo di cucinare, c'è un modo di cucinare nostro. Siamo pure, le sapete, la pecora in capotto, per così dire, di arrosti, di vino, di imbriachera, di bria, di aga da bocca arda, insomma, bestie, un mondo nostro. Poi scoprite che allo stesso tempo questa civiltà arcaica ha fatto degli studi più profondi sul versante tecnologico, che è capace di cose che io adesso evidentemente non posso raccontarvi, ma di realtà, di spostamenti aerei, di satiri, di conoscenze tecniche, tecnologiche, così avveniristiche, così ancora forse non raggiunte, cioè forse non raggiunte ancora oggi, perché appunto saranno raggiunte nel 2037, e quindi ci troviamo davanti anche qui a una doppia valenza, forse è un'immaginazione che ci spinge a porci il problema dello sviluppo nostro per la vicina di come si può essere profondamente arcaici, ma arcaici non in senso negativo, cioè di tenuta dei nostri valori, senza conferire affatto elaborazioni di sviluppo tecnologico esaltative. Ecco, anche questo mi ha fatto pensare come ha ottenuto questa ambivalenza di tradizione e assoluta modernizzazione tecnologica di quel mondo pastorale. Appunto, diceva Marilena, della Mongolia, dell'Egitto, di una capacità di conoscenze che assolutamente vanno oltre le competenze che noi abbiamo, anche le più raffinate a livello europeo. Ecco, come è riuscito, io mi chiedo sempre, perché io vado sempre a pensare all'autore che sta scrivendo. Cioè il romanzo, io forse per deformazione professionale, quando lo leggo sto immaginando come l'autore lo sta scrivendo, perché sta facendo queste scelte. Si sviluppa in quel modo, ma poteva svilupparsi in un altro modo. Perché ha scelto lo sviluppo A e non lo sviluppo B? Perché ha ordinato quel sistema ambientale in quel modo che rispecchia gli anni, 50 anni fa, e allo stesso tempo ci proietta in una realtà assolutamente mitica? Ecco, questo appartiene al mondo della fantasia. Questo romanzo è profondamente creativo, inventivo, fantastico. Una fantasia, mi la può pensare. E allo stesso tempo è un documento antropologico della realtà barbaricina, cioè risponde ai criteri culturali, tradizionali nostri, punto per punto, con una precisione comportamentale di atteggiamenti linguistici, di atteggiamenti di comunicazione, comunicazione del linguaggio del corpo, del sumulto del seghettare, Socrata, Subudo a Pompiare, Subudo a Sarricare, di Sisene, questa è una pintura del suo mondo tradizionale. E a suo stesso tempo, questo è un invento che pare che spessare a questo suo, di cui il romanzo Urania, di quei romanzi inventivi, creativi, forse dei film che abbiamo visto a livello così cosmico, no? Dove le distanze non esistono, dove le distanze vengono bruciate immediatamente. E quindi io mi fermerei a questo punto dicendo solo che linguaggio usa. Dicevo, ma questi avvocati quando scrivono non scrivono sentenze, scrivono romanzi, ma che tipo di vena narrativa hanno? Cioè il vocabolario qual è? È un vocabolario specialistico, prestato alla narrazione? No, è proprio un linguaggio narrativo spontaneo, questo lo contare. Ecco perché concludo con questa memoria di Vito Tola, perché este conto ascoltato se tornato a contare. Vito, io ho tenuto a contare, che li piaghiata contare.
mi arrivo a capino, mi narra, aspettati conto un po', su piacere, per contare. E io questa virtù che non l'ha, per contare. Per contare su conto, proprio che neanche una riflessione o un'analisi, di nulla. Su contare, una via, io ippo e contare. Beh, batte una grazia di contare su conto. Mi arrivo la IA, dico la IA, mi pare che nella ruta è sicuro. Grazie. Prima di passare la parola all'autore vorrei riportare il saluto che ci giunge da Parigi da parte di Giuseppe Bandino, che avevamo atteso qua, ma se non riesce a raggiungerci. Ci sente? Non si sente, Maria. Non si sente. Va bene, un saluto da parte di Giuseppe Bandino a tutti da Parigi. E adesso? E adesso Sebastiano, il tuo momento. Si deve rispondere alle domande del professor Bandino. Spiegaci com'è che ti è venuto in mente di pensare alle pecore, di metterle al di sopra di ogni altra cosa, e come esplosa questa passione per le scattine. Innanzitutto grazie a tutti di essere venuti. Sono felice di vedere tanti duresi veri rispetto a quelli immaginari, ma non troppo, che sono presenti nel romanzo. Rifacendomi a quanto diceva Bacchisio, volevo dirvi due cose. Uno è, Bacchisio parlava della fantasia, mio padre da piccolo mi chiamava Sebastiano Fantasia, perché io ero capace di immaginarmi cose che non erano mai successe e di raccontarle come vere, esattamente come questo romanzo. Si sente? Quindi questa capacità di immaginare l'avevo ed evidentemente mi è rimasta. Secondo, volevo dire questo. Oggi, per pura coincidenza, è San Vito. Si chiamano Vito, mio padre e mio figlio, il libro è dedicato a mio padre e a mio figlio, quindi non c'è migliore occasione per presentarlo. E mio padre è vero, mio padre fin da quando ero piccolo mi raccontava delle sorte di leggende. Io a Biti non ho mai vissuto, non ci sono nato e ci sono sempre venuto per motivi affettivi o per motivi di caccia o per motivi di lavoro. All'inizio erano affettivi perché comunque c'erano i parenti e venivamo a trovarli spesso. Poi il lavoro e la mia passione per la caccia mi hanno portato a frequentare assiduamente questo paese e a ritrovarmi, ad avere dei rapporti miei che prescindevano da quelli che mi avevano lasciato i miei genitori, che fondamentalmente mio padre poi, che fondamentalmente erano rapporti con persone che poi sono morte, perché io ho frequentato tutti i vecchi che poi sono andati via, adesso sono rimasti i coetanei di mio padre, che non sono tantissimi, però poi io i rapporti ce li ho con la gente che ho conosciuto personalmente, quindi è diventato un rapporto personale. Però è rimasto in me questa modalità di vedere questo paese come una sorta di paese epico, poi perché aveva gli amici, poi perché aveva un sacco di parenti, ci tornava per qualunque motivo. Un giorno il padre di una persona che è qui presente, che lavorava con mio padre, mi raccontava una cosa. Mio padre portava a Biti tutti, chiunque fosse. Babbo era dirigente di una ditta di medicinali. E il padre di Mauro Ardu, che è qui presente, mi ha raccontato un giorno una cosa che mio padre non mi aveva mai detto e che gli aveva detto un collega, perché lavoravano insieme nella stessa ditta. Era venuto un ispettore e mio padre aveva deciso di portarlo a Biti. Quindi arrivano, partono, passano dalla strada di Orune e a un certo punto incontrano su postale che vede la macchina di Babbo, si ferma, scende l'autista e si ferma a salutare mio padre.
ed era Arcangelo Uccula quando guidava ancora il postale, che poi lui è andato a Olbia, ha cambiato la TV. E questo ispettore che era venuto aveva fatto una relazione alla direzione generale scrivendo: il dottor Tola è ben inserito nell'ambiente della Barbagia, al punto che addirittura i pullman di linea si fermano e l'autista scende per salutarlo. E comunque, Babbo mi ha sempre fatto vivere questa. Io sono vissuto nel mito di Zio Peddone. Zio Peddone, che tutti qui sapete chi è, era un personaggio leggendario, era una sorta di eroe greco, che poi io l'ho conosciuto e mio padre ne parlava come... perché? Perché mio padre, non provenendo da una famiglia di pastori, perché non era pastore il padre, erano pastori i fratelli della madre, ma lui, mio nonno non era pastore, lui non era pastore, viveva la pastorizia come qualcosa che non lo coinvolgeva personalmente, ma lo affascinava perché la vedeva dal di fuori, e anche io ho carpito. In più, cosa è successo? Che io sono cresciuto nel mito di Bitti. Nel mito di Bitti perché? Perché a me da piccolo mi avevano insegnato questo. Quando mi chiedevano: tu di dove sei nato? Rispondevo: a Cagliari. E di dove sei? Di Bitti. Questo me l'aveva insegnato mio padre. Quindi già questo era come il porre una muraglia rispetto al luogo dove vivevo. In più, la mia infanzia si è sviluppata fino ai 12-13 anni. Io credo che più o meno ogni fine settimana io andavo a Capitana, a casa di Michelangelo Pira, che viveva in un posto che era permeato di mentalità barbaricino-nuorese, perché vicino ci viveva Peppino Pintori, vicino poi ci viveva Michele Columbu, c'era Mario Brigaglia, c'era la famiglia di Maccioni. Era una lottizzazione di nuoresi, era un'enclave nuorese all'interno di Cagliari. E mi ricordo le discussioni a casa di zio Michele. Io lo chiamavo zio Michele, io sono stato ospite a cena di zio Michele con gli Intillimani. Nel 70 gli Intillimani hanno vissuto per un mese a casa di Michelangelo Pira quando erano venuti in Sardegna, perché erano scappati dal Cile, e ho conosciuto persone pazzesche, e la bittesità è stata trasmessa anche agli Intillimani, perché questi continuavano a raccontargli cose, tutti e due raccontavano, dicevano, eccetera. Io mi ricordo delle bellissime, e quindi sono cresciuto così, sono cresciuto nel mito di Bitti, e che continuo a vedere come un mito, perché io Bitti me la godo, perché non vivendoci, non essendo dentro i problemi, non essendo un pastore, non avendo tutti i giorni a che fare con le pecore, sono affascinato dal mondo dei pastori, perché ne riesco a percepire soltanto il senso poetico di questo tipo di attività, non vivendone in prima persona quelle che sono diciamo, i problemi di qualunque attività, compresa quella agropastorale. Detto questo, il libro come nasce? Il libro io l'ho fatto vivere. Per un attimo, tenete conto che è nato a Cagliari, questa Cagliari è a cadenza di Bitti, però, non a cadenza di Cagliari. Mio padre mi scimmiottava se approvava. Quando c'era una domestica da piccolo che aveva l'accento cagliaritano, la licenziavano subito perché avevano paura che io parlassi con l'accento cagliaritano. Era una... Non c'è mai vissuto, ma cadenza è rimasta. E vi dicevo, il libro come è nato? È nato raccontando, io in questo libro ho raccontato tante piccole esperienze che mi sono successe da bambino a Bitti e anche in altri posti della Barbagia, e che mi lasciavano sorpreso all'inizio, cioè erano delle modalità diverse rispetto a quelle che si usano in altri posti. Giucumbitare, mia madre è stata la prima vittima. Mia madre, la prima volta che l'hanno portata, mio padre l'ha portata qui per presentargli mia nonna, erano fidanzati, è uscita in giro per i bar e ne ha fatto, a Bitti non ce n'è pochi di bar, quindi ne ha fatto 1, 2, 3, 4 e continuavano a offrire, e quella continuava a bere, non era abituata, era quasi astemia, quindi a un certo punto ha girato un angolo e ha vomitato.
e i commenti di Bitte dice, quindi Graide da detto essere sua muzzere invitato. Invece aveva sempre, dal giorno mia madre, mio padre ha insegnato a mia madre, quando non vuoi bere prendi caramelle, e quindi tornava con buste di caramelle a casa. Però quelle esperienze le ho fatte anch'io. Quindi le ho raccontate, poi sono, ci sono esperienze anche fatte da grandi, esperienze di caccia, c'è una bella scena di caccia, vera, dove probabilmente molti dei protagonisti di quella scena immaginaria sono qua presenti e si ritroveranno moltissimo. Uno c'è di sicuro perché è facilmente identificabile, tra l'altro voi bittesi potete divertirvi a identificare le persone che sono descritte nel libro, che hanno nomi diversi, ma che con un po' di fantasia si possono ricollegare a personaggi veri, ovviamente romanzati. Il personaggio vero mi ha semplicemente ispirato l'idea, poi quel personaggio è stato modificato, è stato romanzato. E quindi ho raccontato praticamente in questo libro tutto il mio rapporto con Bill, inserendolo in un racconto di fantasia, una trama di fantasia, che aveva la funzione non solo di rendere piacevole il libro, ma di renderlo piacevole attraverso la lettura di questa trama a persone che non sono di Bitti, non sono barbaricine e non sono nemmeno sarde, nel senso che chiunque legge questo libro può essere più o meno trasportato dalla trama, ma gli vengono forniti degli elementi di cultura agropastorale spiccioli all'interno della narrazione che vengono percepiti in via mediata, cioè non direttamente, ma attraverso la lettura, io spero, di qualcosa di piacevole, che quindi ti porta a leggere piacevolmente una cosa e ad apprendere dei concetti che probabilmente, se ti fossero stati detti così senza una trama, uno direbbe che palle, cioè chi se ne frega, uno che non vive in Barbagia o non vive in Sardegna potrebbe non essere interessato. E poi è un omaggio a Bitti, è un omaggio alla mia famiglia, è molto particolare, perché da un lato ci siamo io, zia Peppina, mio figlio, che ci chiamiamo Tola di cognome, mi sa che non ce n'è altri della mia famiglia, ma dall'altra parte, grazie a Dio, si sono dati tutti da fare, quindi c'è mezzo paese dalla parte degli Orunesi. Io non li ho mai contati, ma credo che siano di cugini in secondo e terzo grado, ce ne siano tra i 100 e i 200, credo. Aspetta, chi l'ha visto? Che si arriva e quindi, che poi è la famiglia bittese che io ho vissuto, perché Tola, ripeto, c'erano mio padre, i miei zii e basta, ma tutto il contesto bittese io l'ho vissuto attraverso gli Orunesi, è la famiglia che mi fa identificare, che ha proseguito dopo la mia a crescere, quindi è quella nella quale io mi ritrovo e nella quale sento un affetto molto particolare. L'altro è un affetto ideale, io mio nonno l'ho conosciuto, mia nonna è morta quando avevo 8 mesi, ho conosciuto i miei zii e i miei cugini, però finisce lì. Tutti gli altri dall'altra parte di mia nonna li conosco tutti e li frequento piacevolmente e assiduamente ogni volta che vengo a me. E comunque il concetto fondamentale che vuole esprimere il libro è uno solo, e cioè è il concetto di comunità culturale. È il concetto del zucconnotto allargato a ciò che c'è di trasmissibile dal punto di vista della cultura, cioè quello che conosci e che si muove in un certo modo all'interno del paese. Quello che tutti gli abitanti di un paese seguono più o meno con coerenza e con consuetudine nel corso degli anni. E questo concetto da cosa mi deriva? Mi deriva dal fatto che se io mi trovassi solo al mondo e non sapessi a dove andare, l'unico posto dove mi sentirei protetto e dove mi sentirei ben accetto e dove mi sentirei anche tutelato è questo, nonostante non ci abbia mai vissuto e non ci sia nato. È un paradosso, però è così. Che cosa vuol dire il libro? Vuol dire, oggi si parla tanto di internazionalizzazione, di conoscenza globale, che è una cosa molto positiva. Però
è molto positiva nel momento in cui questa conoscenza globale è la conoscenza di tante piccole culture che tutte insieme formano una conoscenza globale. Nel momento in cui diventa una necessità da parte di qualcuno di unificare e di, massimizzare tutte le culture in una sola, allora diventa un dato negativo, perché si sovrappone alle piccole culture. Io quello che ho voluto dire nel libro è che forse se si ricerca all'interno della propria provenienza, delle proprie radici, e se si studia, cioè se si confronta la propria cultura con le altre, perché ricordiamoci che la cultura non è mai singola, nasce sempre da una commistione di qualcosa. Noi in Sardegna siamo l'esempio della cultura più multirazziale e multietnica che possa esistere all'interno dell'Europa. Ci sono stati gli arabi, ci sono stati gli spagnoli, ci sono stati i piemontesi, ci sono i genovesi, ci sono i catalani, c'è di tutto, i fenici. Cioè noi siamo il frutto di una fusion di culture diverse che ha dato origine a un'altra cultura e che poi in ogni paese assume delle caratteristiche diverse. Ecco, guardare dentro questa nostra provenienza con gli occhi aperti verso il futuro, quindi non rifiutando ma comparando con le altre culture, rende secondo me le persone migliori e le invoglia a non trascurare quelle cose che si hanno. Nel libro c'è una cosa importante, c'è un elemento importante, un elemento che viene considerato una stupidaggine e che poi invece è il fulcro dell'innovazione tecnologica che si viene a scoprire, perché una persona curiosa è andata a fondo in quella stupidaggine, l'ha controllata e ha visto che non era una stupidaggine, era una cosa importante che poi ha generato ovviamente nel romanzo la grande scoperta che viene fatta. E quindi ecco, impariamo a guardare a fondo la nostra cultura, perché solo se la comprendiamo appieno e poi la confrontiamo con le altre, secondo me possiamo migliorare noi stessi e possiamo anche migliorare gli altri. Cogliere lo spirito del libro, che è profondo e divertente, lasciandoci un messaggio importante a tutti. E chiunque a piacere può naturalmente prendere la parola a questo punto. Prego, Ivana Bandino, ispirata da questa prima fase del intervento. Prego. Non potevo fare prima le domande, le faccio adesso, no? La mia curiosità è questa: quando hai iniziato a scriverlo, perché questa cosa della lana di pecora dalla quale si trae energia? Cioè, come ti è venuta in mente questa idea? C'è un motivo per cui hai scelto questa, cioè la tua scelta, no? Che poi è il filo conduttore del libro. C'è un motivo per cui hai fatto questa scelta, o è stato casuale, o la tua fantasia galoppante? Grazie. Il motivo è proprio quello che ho appena detto. Cioè, è ovviamente una metafora, però la pecora è quello da cui vive questo paese sostanzialmente, in gran parte. Ed è un patrimonio, secondo me, importante, che può generare... Io li scrivo energia, ma può generare ricchezza, può generare benessere, può generare soprattutto peculiarità. Nel senso che ci sarà un motivo perché ci sono più pecore che uomini in Sardegna. È perché la cultura è stata fortemente influenzata dalla pecora. Questo è un libro che parla di uomini e di pecore. Io nel libro faccio una cosa che è una considerazione che ho sempre fatto da bambino. Allora, quando io arrivavo a Biti da bambino o anche da grande, mi capitava questo: se ero per esempio con un'altra persona che non si conosceva, io passavo per il corso e vedevo tutte i volti delle persone che si giravano a seguire la macchina, tutti contemporaneamente, perché non conoscevano la macchina.
perché essendo Bitti un paese piccolo dove ci si conosce tutti, quando si vede qualcosa di diverso si è tutti portati a essere curiosi e a capire che cosa sta succedendo, un po' per curiosità, un po' anche per il senso di comunitario di difesa del proprio territorio che esiste e c'è. Poi vi racconterò una vicenda che è successa a mio cugino, che è sinonimo di questo. Questo modo di guardare la macchina con diciamo con sospetto o comunque con una visione, la fanno anche le pecore. Se si avvicina un estraneo a un gregge, voi vedrete che tutte le pecore contemporaneamente vi seguono con lo sguardo e si chiedono la stessa cosa. Io nel libro mi chiedo, ma questa cosa l'avranno insegnata gli uomini alle pecore o le pecore agli uomini? È simpatica come cosa, però è una cosa che io ho notato effettivamente. Gli uomini alle pecore. Cioè, però è così. Cioè, la pecora fa parte integrante della nostra cultura, è la nostra cultura, almeno quella degli ultimi 100 anni, credo. Bitti si dice che sia un paese ricco, è un paese ricco grazie a quello. E non dico che sia facile, però dico che è un'industria. Da poco se ne è parlato di Bitti nel mondo, il pecorino di Bitti sta girando il mondo. Il problema, secondo me, è fondamentale, fondamentalmente uno, che chi fa non può anche essere bravo a vendere e a reclamizzare. Questo è il problema del formaggio, perché il formaggio io l'ho portato, ragazzi, io mi sono portato il formaggio di Diego Urunesu in Brasile e l'ho portato insieme al formaggio di Argiolas, c'era il formaggio della cooperativa di Mores e qui c'è la persona che l'ha portato con me presente e vi garantisco che rimanevano a bocca aperta rispetto a tutti gli altri formaggi, solo che gli altri vendevano perché avevano un impianto commerciale importante e un sistema di marketing costoso fatto da altri. Questo non lo si conosce, è il concetto della pubblicità. Se tu una cosa non la conosci non puoi scegliere se comprarla o no. Però la pecora secondo me ha caratterizzato non solo l'economia ma anche il modo di essere, il modo di comportarsi, le attività degli uomini. E quindi a questa pecora io gli ho voluto, con un paradosso, gli ho voluto dire: tu sarai la fortuna addirittura del mondo, perché l'invenzione è un'invenzione grandissima, quasi fantastica, lo è davvero nel romanzo, però ecco il motivo per il quale la trovata cui mi chiedeva Ivana è questo qua, cioè è questo mondo. In questo mondo, senza pecore, sarebbe diversa e sarebbero diverse anche le persone. Io addirittura ho detto che questo sistema, nel romanzo l'ho portato alla conquista del mondo. Però questa è la verità. Maria Maron, Giulia, l'editrice. Buonasera a tutti, io vi ringrazio il comune che ha organizzato questa presentazione e sono contenta meta di aver pubblicato questo libro di Bustiano. Generalmente noi in una casa editrice rezziamo in meta testos da pubblicare, saggi. Una media di una deghina su mese la rezziamo, però voi potete narrare che sul libro di Sebastiano a me mi ha veramente, come ti può narrare, mi sono sentita un vago, cioè mi sono sentita in linea con quello che dice. Sarà per le origini e l'ideologia, no? Che io porto avanti, nel senso che come casa editrice noi abbiamo sempre cercato di portare avanti il problema della storia, della cultura sarda, della lingua sarda, che purtroppo non si studia nelle scuole, quindi portare avanti queste battaglie da 40 anni.
ma il libro di Sebastiano gli ho dato la priorità nella stampa, perché lì io ho visto il senso di appartenenza, il senso di comunità, dove sono presenti tutti i nostri valori, che purtroppo sono a rischio, purtroppo oggi sono a rischio. Omologazione, normalizzazione e una sorta di anche colonizzazione. E quindi probabilmente questa storia di Bustiano è nata proprio per salvaguardare questa, per salvaguardare questi, questa nostra identità che si vede minacciata. Poi, alla fine del suo libro, c'è una nota dove precisa che lui non ce l'ha contro i cinesi ed è giusto che l'abbia fatto. Cabrutto e mannato, non si schimba il nome, perché lui si può pensare che io l'abbia contro il cinese. È appena del giusto, vi l'abonimus. Però io penso che questo libro, che se si intende bitese, lui è biteso proprio, capite? Leggendo questo libro, disse, anche dalle frasi, no, che sono proprio in bitese, tant'è di prolimunare per correttezza, abbiamo potuto ponere un usardo standard invece che lasciare su biteso. Invece nel spazio giusto, proprio lasciare su biteso, capite, il libro è biteso, però contemporaneamente si può leggere in calesesia bizzarra, che Sardegna, e produsco io a Bustiano, gli faccio tanto augurio, no? Se continuare con questa storia, è veramente una cosa bella e interessante. Tanto bittese anche nelle battute in sardo bittese, e lo voglio richiamare perché questo binomio italiano-sardo sembra la lingua dell'anima, così come l'aveva concepita Michelangelo Pira, che in suo sinno scriveva: non so mai un nomine in tre, osi non cannarei un anne, mischio cosar di una limba e cosar di assatera, come se insieme l'italiano e il sardo fossero per me una lingua sola. Proseguiamo con Bustiano Posto. Ma ascoltando Carreiono mi sono meraizzata, ho pubblicato per canto squadro si può ne pintare che non pala al bacio una cultura. Perché è un po' già largo, perché è forte. Cioè, ma proprio peccato coscienza, mi sono abbassato dei costi. Canto squadro si può ne pintare che hanno in palla sabato una cultura. E ho immaginato questa cultura come in una tavola, non va tanto scolore. E Bustiano ha trasfungato hasta su pensello intanto di questo scolore, ma poi è andata a cercare lo scolore che gli permettiano a De Pruso di pintare ciò che si voleva pintare, che era un purinto di questa cultura batta colore chi a che ne parte del suo essere di una persona. E si pone un altro problema, sul problema del Sanassone, come intenara da Giorgia Sproni, e se non è nascita in Bizzi, cioè quindi già nascita che Renarschi non coincide perché Sanassone. Giorgia Sproni che ha un'idea di Nassone ha chiesto pure riferimento a sa famiglia de nascita, quindi a sa cultura collettiva de sa famiglia, la cultura collettiva che ha trasmesso poi sa scolore che poi si è andata a cercare però pintare questo libro. Dunque, è possibile una nassone non fisica, cioè uno può nascere dentro di una cultura fino a se non vi nasciti in maniera fisica, fino a se nasciti in altre due, però poi la nassone vera avveni tinto de sambito in un bel secolo.
cresce e si sviluppa. Ponete un altro problema. I saetti che ha fatto, i saetti che ha fatto qua quattro. Aeda de cultura, aeda ta, cultura al minore se piccola narata da tutelare. Però questo, quando si pone un problema, ma quindi la scultura sono misurabile? Cioè esiste una scala di valorizzazione, di misura di questa scultura? Casi che este, ma cultura al minore se, che non sono in grado di io che sto tutto colore che può pintare tutto in tre di quadro. Cioè che rendere quindi chi batta cultura che sono in grado di pintare e cultura invece che non sono in grado di pintare tutto ma pintano in maniera parziale. Io non penso che sia gay, ma qui se probabilmente ha usato la terminologia. Numerico di appartenenza, sì, non in termini. L'altro compreso è quello che le fa arrivare. Cioè, eti numerico sul riferimento suo, però sul numero non fa che ne sa mannare questa cultura. Cioè, la tavolozza è una cultura piccola riferita a sul numero, è in grado o no di pintare un umunno come te lo potete pintare una cultura manna che in sente metta? Beh, a parer mio, e questo libro lo dimostra, e tanta satira prodotto sculturale se, che ne già con del bacchireggio non sa bene ni spazio no, e ambito o no, metta mano. Dunque schernare che la scultura sono universo, no? Sono universo, no? E non c'è bisogno tutta la scala del suo universo è una cultura numericamente manna e quindi in grado di pintare quanto può pintare una cultura a musannare numericamente manna, una cultura cinese può pintare un ambito, può pintare un quadro sociale, politico, culturale, eccetera, eccetera, ma questo stesso quadro lo può pintare pure una cultura numericamente minore, tanto è che io penso che tu che ha pintato Bustiano non c'è proprio un quadro, chi non ha patà mancanza, non vi manca colore, lo scolore se bisogno tutto canto, se in questo scolore sei stato in grado di trasmettere a noi tutto, io sul libro non l'ho capito, ma l'ho compreso dai Sarveglio. Caleste un messaggio, caleste su chi quiere trasmettere a tutto canto noi. Io quindi penso che a Palleghe si impiaghere questo libro può ne collire tutto canto, so scolore che magari come mi sono fuggito, vai su capinteso sul libro, è veramente meritevole. Auguri, menzo a satiro. Quello è un quadro che è appeso a casa e che casualmente è stato messo su questa copertina perché in realtà quello mamma l'aveva fatto per protestare contro le servitù militari. Infatti c'è un pastore che guarda il mare e c'è un cartello con scritto vietato l'accesso. E ovviamente è simile la questione, cioè ci stava bene perché l'oggetto è lo stesso, sempre il mare è stato tolto dalla Sardegna. Poi io del libro dico anche che i barbaricini, quando gli hanno costruito la muraglia ai cinesi, tutto sommato erano contenti perché si sentivano preservati. Il problema qual è stato? Che il mare ha sempre portato invasori. Se però dopo il mare ci metti una muraglia e a difenderla l'esercito più potente del mondo, allora la Barbagia stava tranquilla. Quelli che volevano stare dentro potevano fare quello che volevano. L'avvocato Piano Siotta. Sì, anch'io volevo testimoniare la riconoscenza per questo evento di stasera, a parte agli organizzatori, all'amministrazione comunale e i due interessanti interventi che sono stati fatti introduttivi da parte di Marilena e da parte di Bacchisio Bandino.
Io vengo sempre volentieri, se non sono di Pitti, sono di Nuoro, comunque vengo sempre volentieri a Pitti perché identifico Pitti con un paese, è stato detto, ricco dal punto di vista economico, non lo so, sicuramente è così, ma sicuramente è ricco di cultura, perché Pitti ci ha dato alla Sardegna, ma non solo alla Sardegna, a tutto il paese, delle grandi personalità. È stato citato più volte Michelangelo Pira, che io ho avuto negli anni 70, purtroppo è mancato troppo presto, ho avuto negli anni 70 la fortuna di conoscerlo proprio in quella casa di cui parlava Sebastiano, di Capitana, che era aggremita di Nuoresi, fra l'altro c'era anche l'oncologo Tarquini, lì abitava insieme a tutte le persone che conosci. Ho avuto la fortuna di poter dialogare con lui perché una mia zia, una sorella di mio babbo, Pierina, era comare, gli aveva battezzato un figlio, viveva a Cagliari prima di trasferirsi a Varese. Sì. E poi torno volentieri a Pitti perché un po' di radici pittesi, non di sangue, ce le ho. Perché la mia mamma ha fatto le scuole elementari a Mamone, essendo la nipote del direttore delle carceri di Mamone, di Fiancavento, quindi un po', torno sempre, io sono mezzo siculo e mezzo sardo. Volevo dire due cose a Sebastiano, arrivando nel merito del libro, vedo che ci ha ben piazzato davanti la rivolta dell'oggetto. Intanto è singolare che è un libro di questo tipo, dove emerge la fantasia, la immaginazione, sia scritto da un avvocato. L'avvocato di solito non ha grandi fantasie, anche perché quando dobbiamo stendere una memoria giuridica, sia in penale o in civile, che fa il penale, dobbiamo stare ai fatti e applicare le norme ai fatti, quindi è un po' un'astrazione. Io per esempio non sarei mai riuscito a scrivere un libro così fantasioso, proprio, ma neanche mi ci metto a scrivere libri, né questo né altri, per la verità. E l'altra cosa che mi piace è il suo attaccamento alle radici, perché essere nel mondo globale non vuol dire l'annientamento della personalità, non può significare questo. Io credo che il sogno di una Stati Uniti d'Europa non può far perdere alle nostre comunità l'identità, nazionali, provinciali, comunali. Le culture che abbiamo ce le portiamo appresso e le dobbiamo difendere. Non può passare l'omologazione, che sarebbe veramente la fine di tutto. Chiudo qua. Complimenti Sebastiano, e ti aspetto per presentarlo insieme a Marilena e a Bacchisio. Se hanno piacere, dopo le vacanze estive, lo presentiamo. Sia piacere. Io ho ascoltato che Metta Piagheres è un ponte di ispirazione tua, questa parte interna di questa Sardegna, partita in due da una muraglia. E dunque questa parte in cui ti sei ispirato è questa parte che riguarda il suo lavoro tradizionale, che sì che ti mantiene il gallo, l'economia sarda, e non ha fallito come ha fallito tutta l'industria che è stata foraggiata e finanziata in questo ultimo 40 anni. Però una curiosità te l'ha, poi ti chiedo anche questa di nanna. L'ispirazione dessa parte, dessa muraglia che è sta corsa su mare, e dunque dessa parte cinese, la spiccata da su che è capitato l'anno passato, che ormai no, che sta arrivato il presidente della Repubblica Popolare Cinese, che in un aereo dai Pechino è arrivato a Cagliari, sarebbe il porto di Cagliari. Ti sei ispirato a questo, che mi pare che dopo l'arrivo del suo presidente, un presidente non arriva a Cagliari in una Sardegna e proprio a Inocche, in Sardegna, in mezzo del suo Mediterraneo, qualche tempo dopo è scapitato che le persone che hanno accompagnato il presidente
a secondo suo capo sul giornale sa Nuova Sardegna, un articolo, e una comparsata sa a comporare. Sul cinese so, in una comparsata so, da esardo, da due avvocati, so. Questo è scritto in articolo. Uno di questi avvocati si è addirittura un ex presidente, un ex segretario di un partito regionale. Credo che questa muraglia che tu ipotizzi e rappresenta in modo fantastico in questo libro che a Pallegra che mette a piacere, in parte sia già presente, sia una parte importante del suo mondo politico, la comparsa già sul cinese da comporare, e la muraglia del già, tra noi scrivemo e viviamo in una realtà e altri che pensano invece questa realtà della poter venere a chi eniti a comporare. In realtà il libro è io l'ho iniziato a scrivere 4 anni fa, poi mi sono fermato. Il motivo è nella narrazione, cioè io ho ipotizzato che questa crisi globale che esiste dal 2008 continui fino ad arrivare a un punto in cui tutto il blocco occidentale implode grazie a tutti questi prodotti finanziari, tutto questo bordello che succede come è successo nel 2008, e alla fine i cinesi e gli indiani rimangano come uniche potenze economiche del mondo. In questo contesto succede che la Sardegna, che chiede l'autonomia, a un certo punto lo Stato italiano gli dice: senti, sei una specie di borsa di roba che non vale niente, siete pochi, non ci date niente di gettito fiscale, non ci date nulla, pigliatevela questa indipendenza perché così smettiamo di pagarvi. Quindi i sardi si trovano poveri tutti. E cosa fanno? Arrivano i cinesi che hanno bisogno di una base del Mediterraneo, che sono i più ricchi, e si comprano al triplo o al quadruplo del prezzo tutte le terre costiere, che già sono carissime perché sono gli unici che hanno i soldi, e la gente gliele vende per forza. I barbaricini si rifiutano di vendergliele. A quel punto cosa succede? Che loro si comprano la costa, siccome non gli interessa più di tanto, e costruiscono questa muraglia in muretto a secco, ce la fanno come i nostri muri, però più grande, che poi non è una muraglia, attenzione, non è una muraglia dalla quale non si può entrare e uscire, si può entrare e uscire, semplicemente si dice: se vieni sulla costa rispetti quello che facciamo noi. E dentro la muraglia ci vive chi ci ha scelto di vivere è qualcuno di quelli che oggi mandano in colonia penale, cioè quelli che stanno finendo di spiare la pena, i cinesi sono severi con le pene, e quindi li mandano dentro, quindi in una sorta di territorio, diciamo, non utilizzabile dal punto di vista economico, e anche formato da gente che ha poco piacere di essere, che hanno poco piacere di frequentare i cinesi, quindi di gente non interessante. È nato semplicemente da quello. Poi cosa è successo? Che io in questo libro 4 anni fa ho ipotizzato che l'Inghilterra fosse l'unico stato che si fosse salvato perché si era reso indipendente dall'Europa. Infatti mi sono anche un po' spaventato quest'anno quando è arrivata la via all'estero, perché ho centrato la Brexit, che non era ancora uscita, non se ne parlava ancora 4 anni fa. Ho centrato la Brexit. Come ho sentito parlare di via della seta, quest'anno ho detto: ma stai a vedere che ti arrivano anche i cinesi. Fortunatamente non eravamo ancora diventati autonomi, fortunatamente nell'ottica della io spererei che la Sardegna diventasse autonoma, perché credo che abbia tutti gli strumenti per vivere in modo autosufficiente con quello che ha, se sfruttato bene e se sfruttato dai sardi. Però questo è il vero motivo. No, poi quest'anno il libro era già sotto editing, quindi quando sono venuti gli avvocati l'anno scorso. Era già scritto il libro, ecco. Lo scrittore Antonangelo Lioli. Io mi rilascio a cosa ha detto Diego Afroni, perché i cinesi sono molti, non sono solo quelli nati in Cina, sono molti. Questo è un romanzo, io lo conosco da 4 mesi, giusto? È un romanzo bellissimo, pirotecnico, dove mischi diversi. C'è il thriller, la commedia,
la commedia, la fantascienza, il trattato antropologico, è un mix di vari elementi. Ecco, mi riallaccio a quello che dice Diego Affroni, perché in realtà, come ha scritto già Baldini, ormai 30 anni, la muraglia c'è già. Non si sente. Cioè, non è che tu sei padrone di vendere quello che hai, sei padrone di niente. Quindi la medaglia, la muraglia attorno è già costruita, poi che siano cinesi, che siano americani, che siano, non cambia molto. Poi tu fai una cosa, tu stai dicendo cose diverse da quelle che scrivi, nel senso che tendi a sdrammatizzare l'argomento. Invece l'argomento è molto più il libro, è molto più intenso e profondo della sdrammatizzazione che ne fa adesso. Perché parla di un futuro che è già presente, che è già qui. Quindi sta analizzando 2037 che invece di questi anni, e forse anche degli anni precedenti, come ha scritto Bacchisio ormai 30 anni fa. Cioè questo, guardate bene che noi stiamo vivendo un dramma epocale nei nostri paesi. Aggiungo che per precisazione è vero che abbiamo subito molti influssi, ma è vero che siamo il popolo più antico d'Europa. Abbiamo un DNA e quindi sono influssi che comunque ci sono andati addosso. Ma i nostri paesi sono spopolati. Che stiamo andando dall'altra parte della muraglia tutti quanti. E chi vive nelle nostre zone, nelle zone interne, chi vive nei nostri paesi è veramente un eroe resistente, perché è molto difficile non andare via. Quindi vorrei che, insomma, in qualche modo ci chiarissi questa aspetto. Allora, il libro ha anche una caratteristica. Molti dei personaggi che ruotano intorno alla narrazione, che sono i protagonisti, eccetera, sono duresi che hanno scelto di stare dentro la muraglia nonostante si siano laureati e nonostante abbiano vissuto all'estero. Cioè c'è questo, è l'esatto contrario di quello, è l'auspicio, ma è l'esatto contrario di quello che succede. Cioè il durese va a studiare, si laurea ad Harvard e poi torna qui e si veste da durese, parla come i duresi e ripristina, perché poi in Barbagia, questo non è stato detto ma ve lo dico adesso, tanto non è influente sulla narrazione, quando si ritorna a tutti quelli che scelgono di vivere dentro, siccome il governo, il presidente della Repubblica Autonoma è un cinese e legifera principalmente per la parte costiera, dice noi ci disinteressiamo di quello che fa dentro la moneta, quindi si ripristina il codice barbaricino e si ripristinano le vecchie usanze. Però queste vecchie usanze hanno come interpreti persone che sono andate all'estero a studiare, che si sono all'estero in Italia, cioè è gente colta, è gente che conosce altre culture, che torna qui non per disperazione ma per scelta, perché c'è qualcosa di particolare che sta succedendo e addirittura ci sono persone cresciute all'estero, nate all'estero, persone di fuori che si trasferiscono qui per scelta, perché c'è qualcosa di particolare. In Sardegna lo sappiamo benissimo, lo vediamo soprattutto nel mondo dello sport, il calcio, abbiamo Gigi Riva che è il classico esempio. Gigi Riva è nato a Leggiuno, è in provincia di Varese, ma se gli tocchi la Sardegna è più sardo dei sardi, perché c'è questo senso della comunità che li riporta. Quindi il discorso è questo, è quello che il messaggio che può lanciare il libro è: Non bisogna andare via dalla Sardegna, forse bisogna andare via a vedere il resto del mondo per imparare e tornare in Sardegna per migliorare, perché comunque non finisce tutto in Sardegna. La cultura è la base, ma il confronto con le altre culture è quello che poi fa nascere le cose geniali. Cioè bisogna studiare, non ci si può limitare a dire io ho questa cultura, ma bisogna questa cultura farla scontrare, proprio come il Big Bang, farla scontrare con altre culture per partorire cose nuove che sono utili alla gente. Questa è credo sia la risposta. Cioè noi abbiamo bisogno, credo in Barbagia,
delle teste che sono andate fuori e che rientrino qui a portarci quell'innovazione, il tutto non in conflitto ma in armonia con la nostra cultura, perché la nostra cultura, comunque la cultura è qualcosa di generale ed astratto che può essere infiltrata da qualunque cosa. Ripeto, noi sardi siamo stati infiltrati da tante culture, quella dei romani, quella degli arabi, quella... Io, a me è capitato 5 anni fa di andare in Tunisia alle porte del Sahara a visitare il villaggio dei trogloditi. Ho detto, me lo diceva mia madre, troglodita, ho scoperto che esistono davvero, quando mi tornavo sporco a casa, un troglodita, lo mangiavo con le mani. I trogloditi esistono e vivono sottoterra come i conigli, perché alle porte del Sahara d'estate ci sono 60 gradi e se vivessero fuori, cioè, morirebbero disidratati, quindi scavano le case sottoterra. E io vado a visitare sta casa di troglodita e sono rimasto così, ho visto una donna con un costume uguale al costume sardo, con un mucatore in conca, messo così, l'ho guardato, ma non è possibile, i tappeti uguali ai nostri, le forbici per portare le pecore uguali ai nostri, popolazione di allevatori di pecore anche loro, e qualche cosa ci deve essere, non è che è per caso che è così. Come nel libro io parlo dei mongoli. Adesso vi racconto una cosa: quando io ero all'università volevo fare una tesi in medicina legale e c'era il professor Montaldo a Cagliari e sono andato a parlarci e mi ha detto, ma tu lo sai che io sto facendo uno studio con il CNR che i sardi e i mongoli hanno due cromosomi uguali, che non può essere una casualità. E gli ho detto, i cromosomi si evolvono con l'evoluzione. E poi mi ha detto, hanno anche tante cose, cantano nello stesso modo, sono gli unici popoli al mondo che fanno le pariglie a cavallo, sono gli unici popoli al mondo che hanno i cavallini piccoli con la barba e i baffi, c'è un cavallo che è simile a quello della... Sono troppo, e in più ci sono segni genetici, qualcosa c'è, cioè mi ha detto non può essere una casualità, come non si sa, pensiamo che siano dei componenti dell'esercito di Gengis Khan che siano arrivati fino alla Sardegna e che abbiano contaminato, però mi ha detto ce l'hanno quasi tutti. Non so come, però io i mongoli intanto ce li ho messi come cugini dei sardi e dei romani, tra vedere e non vedere. I cinesi come i centrali. E poi sono dei cugini cinesi. Qualche altro intervento? Non lo so, tempo, tutto quello che vuoi, tempo, impegnici. No, sono le 9. Sì, no, io mi piace sottolineare la positività di questi personaggi, che sono tutti uomini di grande spessore, anche con una forte motivazione etica. Perché, come dire, le figure mediocri si trovano tra i cinesi, che paradossalmente sono quelli che si mettono a fare i sequestri di persone, possiamo dire, nel romanzo. Sono personaggi che hanno studiato fuori e sono approdati a Durres, quindi supereroi e superpastori. Ma è bello sottolineare questa combinazione perfetta della cultura pastorale, del sapere delle campagne con la cultura acquisita sui libri, maturata con lo studio, perché è un po' l'educazione che noi abbiamo ricevuto, al di là degli esiti narrativi del racconto. A questo punto... prego. Ma dopo. No, va bene anche adesso, non c'è problema. Continua. Professoressa Antonietta Paoli. No, Paoli. Dopo, Marilè, continua. Era una riflessione a voce alta la mia, non lascio spazio agli interventi. Ci mancherebbe. Prego. Grazie innanzitutto per questa bella serata. Personalmente sto vedendo. Allora, a me sembra, da tutto quello che sto sentendo stasera e anche dai tuoi approfondimenti, che questo sia il tuo sia un romanzo impegnato, che voglia, ecco, dare dei messaggi molto forti, molto importanti. E secondo, diciamo, la concezione classica dell'insegnare con
come dire, dare la medicina con, attraverso il miele. Però ecco, io voglio chiederti come concretamente, ecco, possiamo fare in modo che noi sardi, perché abbiamo, noi siamo consapevoli di avere una ricchezza inestimabile, e tu, ecco, la vedi anche, hai messo in evidenza quasi, ecco, anche Bitti, ecco, vista in modo anche mitico, ma ci sono realmente, ecco, noi ne siamo consapevoli che abbiamo una grandissima ricchezza, però abbiamo anche tante sofferenze, soprattutto, ecco, le persone, ecco, si diceva poco fa, che resistono, sono resistenti rimanendo proprio nel posto. Parliamo dei bittesi, per esempio, che viviamo concretamente, ecco, tutti i giorni nei nostri posti, nel posto. E allora come concretamente, ecco, i vari, come dire, organismi, persone, tutti, diciamo così, possiamo muoverci per fare in modo veramente che possiamo emergere e che queste grandissime ricchezze che sono in tantissimi settori possano veramente, come dire, essere valorizzate in un mondo poi globalizzato e quasi unificato e anche, diciamo così, di pensiero unico, e quindi come poter fare in modo, ecco, che tutta questa nostra ricchezza, ecco, possa veramente avere un futuro. Ecco, perché il compito mi pare che sia grandissimo e che sia veramente arduo, ecco, però mi pare che sia questo anche, secondo me, per me è importante, avere un incoraggiamento anche. Bella domanda semplice. Io ho scritto un romanzo semplicemente, quindi un romanzo che parla di cultura. Io credo che il sistema migliore che ci può essere, perché noi miglioriamo sempre di più, è che manteniamo la nostra cultura, la facciamo conoscere e soprattutto che abbiamo sistemi per comunicare col resto del mondo, perché noi dobbiamo essere i padroni in casa nostra, però noi dobbiamo anche sapere sempre che il resto del mondo è quello che ci può dare da vivere, nel senso che facciamo un esempio: se ci sono 5 milioni di pecore e 1,5 milioni di persone in Sardegna, se il formaggio ce lo consumiamo tra di noi diventa una cosa assolutamente inutile, lo dobbiamo vendere fuori. Per venderlo fuori lo dobbiamo trasportare, per trasportarlo lo dobbiamo far conoscere. Ho già parlato di 3 cose che non ci sono: trasporti, conoscenza, comunicazione col resto del mondo. Non è sufficiente internet, cioè siamo una regione oggettivamente sottosviluppata e oggettivamente sfruttata società internazionali, parlo di petrolieri, parlo di Costa Smeralda, parlo di quello che volete, la stessa unica realtà alimentare, agroalimentare della Sardegna, Arborea, non è formata da Sardegna, è una società fondata da veneti che sono venuti da fuori e che si chiamano tutti Maron, Zaron, Dinon, non so cognomi sardi. Dobbiamo migliorare nelle strutture. Abbiamo poche strutture e le strutture sono fondamentali innanzitutto per collegarci con il resto del mondo, per andare e venire, perché oggi Giuseppe Bandino era a Parigi e alle 10 si è liberato, ma non ha trovato il sistema per arrivare in Sardegna entro le 7 del pomeriggio. È una stupidaggine, però è successa oggi. Quindi se noi non implementiamo i collegamenti e non implementiamo la cultura del far conoscere chi siamo e del migliorare noi stessi per produrre cose che sono diverse da quelle che producono gli altri, noi abbiamo un grande vantaggio, abbiamo la terra, ne abbiamo tanta, con poca gente, e quella io credo che sarà veramente il bene del futuro. Allora, buonasera, complimenti Sebastiano. Oltre che l'amicizia che mi lega a Sebastiano, anch'io ho delle cose che ha detto lui che
ho vissuto, nato a Cagliari, da famiglia nuorese, quindi dove sei nato? A Cagliari, però educato a dire però di Nuvoro, ma Nuvoro Nuvoro, Nuvoro Sant'Upredu, proprio ancora più questa esigenza di iperidentificazione, e se non bastava anche Piazza del Rosario, quasi georeferenziato, come si dice oggi, quindi una cosa che abbiamo vissuto insieme, ma al di là di questo ho avuto l'onore, ma soprattutto il piacere, perché è stato un divertimento godibilissimo, di fare il cosiddetto beta reader, cioè il lettore che prima ancora che il libro vada ad essere editato e poi proposto a un editore, viene sottoposto a lettori di fiducia, nel mio caso perché avevo pubblicato anch'io, quindi pensava a lui che avesse esperienza, insomma, e quindi l'ho visto proprio nella, ho seguito la gestazione di questo libro. Ci sono stati dei miglioramenti, cioè c'è un lavoro, lui ha detto da 4 anni, ma è emersa già dalle cose che dice la consapevolezza di Sebastiano, cioè non è stato un divertissement dell'avvocato che si cerca un qualcosa così come puro divertimento tanto per autointrattenersi, la consapevolezza che emerge, cioè la sicurezza, Sebastiano sa e l'ha dimostrato dalle parole che ha detto prima ancora di leggere il libro, di che cosa stava parlando, cioè pienamente sicuro del significato di cosa voleva trasmettere. Però, visto che non voglio fare un intervento con la domanda, ti volevo chiedere, anche se lo so già, com'è nata l'idea poi di innestare in questa storia che è stata, se vogliamo, in varie forme già declinata, tutto è stato raccontato, ma anche la questione dell'identità, cioè arriviamo tardi dopo Omero, Virgilio, Dante, Shakespeare, Cervantes e Dostoevskij, c'è poco spazio, dice uno, eppure le ricombinazioni di tutto ciò che è stato scritto generano nuove cose, nuove forme. Ecco, il valore aggiunto del tuo libro, che è quella virata, purtroppo non possiamo entrare nello specifico, ma che lo rende, secondo me, un romanzo di piglio, volendo anche internazionale, con un sapore diverso da quello che abbiamo già letto, era già dentro. Cioè la genesi ti è venuto parallelamente alla storia principale di Mavi che si perde in Sardegna e recupera una memoria e quindi un'identità, oppure hai pensato che dovesse maturare dopo? Parlo di tutto ciò che Bacchisio Bandino ha definito come quello che si leggeva nei libri Urania, cioè tutta quella parte futuristica, ma che secondo me già sta indovinando la realtà. Nasce insieme o ti è venuto, cioè la musa ti ha ispirato mentre lo scrivevi, o avevi già la certezza di virare verso quel registro, chiamiamolo fantascientifico, per non rovinare la lettura. Grazie. In realtà io, quando ho iniziato a scrivere il libro, non avevo la più pallida idea di dove sarei arrivato, cioè nel senso che la storia di questo libro è questa, ve lo dico in modo molto, molto semplice. Io a 49 anni ho avuto un figlio che è qua e l'ho fatto tardi. Noi Tola, maschi, facciamo tutti i figli tardi, tra mio babbo e nonno non so quanti ci fossero, ma credo più di 40. Per te non si sa, non si sa. C'è Maria De Filippi in agguato. Però, ho fatto sto benedetto figlio, ci ho pensato molto. Dopo 2 anni è successo che io e mia moglie ci siamo separati. Ci siamo separati e nel frattempo era morto babbo, mamma era già morta. E io praticamente, ovviamente il bambino di 2 anni è andato con la mamma, anche se a 200 metri da casa, per cui io lo vedo, cioè, ce l'ho qua, lo vedo. Quindi io, poi 50 anni sono un'età nella quale si fanno solitamente dei bilanci, uno tira un po' le somme di quello che gli è successo. Quindi il mio primo elemento era quello di capire, trovandomi solo al mondo nel senso senza familiari stretti, babbo e mamma erano morti, il bambino è andato via, mia moglie non ce l'ha più, a casa, cosa farei? Adesso, se mi trovassi solo,
mio figlio sparisse, me lo portassero via, cosa farei? Dove andrei? Qual è l'unico posto al mondo nel quale mi sentirei tutelato e protetto? E da lì ho iniziato a scrivere la storia di... avevo un figlio maschio che andava via a 2 anni e mezzo da casa, ho scritto la storia di una donna che si chiama Mavi, mio figlio si chiama Mauro Vito, cioè è semplice il collegamento sulle iniziali, che a 3 anni questa bambina viene portata via dalla mamma per fatto. In Sardegna, a Olbia, dove vivono, il padre di Dures sparisce senza dare più notizie di sé e gli viene bruciata la casa. Questa donna prende e si porta via il figlio. E quindi ho immaginato cosa potesse succedere a un padre che, al quale viene portato via il figlio e che poi lo possa rivedere dopo anni. Cosa succede? Da lì è nato il romanzo. Io dovevo metabolizzare questa separazione da mio figlio e ho iniziato a scrivere. Poi nel frattempo la cosa non era così spaventosa, perché ripeto, è andato a vivere a 200 metri eccetera, avevo iniziato a scrivere, ho detto ma continuiamo, visto che siamo a Dures continuiamo a parlare di Dures, e da lì è venuto fuori. C'è una caratteristica dei romanzi, non avendone mai scritto, non sapevo questa cosa, che a un certo punto, io faccio l'esempio della penna, ma in realtà è la tastiera del computer, il romanzo ti acchiappa e ti porta dove diavolo vuole lui senza che tu ci abbia mai minimamente pensato. E da lì sono venuti fuori tutti questi capovolgimenti di scena, tutte queste cose eccetera, che hanno il mio editor, il primo editor che mi ha fatto l'editing, che è quello che ti valuta il libro e ti dice, mi ha detto il libro è bellissimo, solo che c'è un problema, non possiamo classificarlo in una categoria, non può essere classificato come un libro antropologico, non può essere classificato, o può essere classificato come un thriller, un libro, un romanzo d'amore, un romanzo sulla Sardegna, sembra un coso di James Bond in alcuni parti, non sapevano come classificarlo, che è il vantaggio del libro. Il libro è stato scritto così perché io di natura, nella mia testa, sono incasinato, io sono disordinato, sono incasinato, faccio un acco il giorno dopo, ho fatto 24 sport nella mia vita, dopo un anno mi stancavo e facevo... Insomma, e qui probabilmente la risposta è, la trama è nata dal fatto che io sono incasinato. Ecco. Varietà di spunti di riflessione abbonda. Avviandoci alla conclusione, a meno che non ci sia qualche altro intervento. Vorrei leggere alcune parole di uno scrittore di oggi, Roberto Cotroneo, sulla forza del romanzo, che di per sé è una cosa molto impegnativa. È importante. Lui dice: mi piacciono i romanzieri, quelli che siedono alla scrivania, al tavolo e pensano a un romanzo, che si interrogano da dentro, il seguace di una sorta di panteismo sperimentale, dove tutto è compreso, come nelle crociere, tradizione e innovazione, dove i germi delle novità narrative non sono affidati alle dichiarazioni programmatiche delle alette di copertina, ma stanno dentro, ben nascosti, come i congegni degli orologi antichi, che attraverso un piccolo foro su un lato permettevano l'apertura della doppia cassa. Voglio dedicare queste parole all'autore e a tutti coloro che avranno il piacere di leggere questo e altri romanzi. A questo punto ringrazio tutti per la partecipazione, l'autore, il professor Bandino, tutte le persone che sono intervenute, tutti gli ospiti, tutti coloro che hanno dato una mano nell'organizzazione, l'amministrazione comunale, la cooperativa di Stelai, Giovanna Monni e Franca Tucconi che ci hanno regalato l'allestimento che vediamo attorno con fiori e lavori artistici. Grazie anche a chi sta preparando la parte finale di questa serata, perché la serata prosegue per tutti in questa piazza coerentemente con il racconto, con il romanzo dove si legge.
Stanno organizzando una cena all'aperto nella piazza davanti a casa tua. Un sacco di gente che vuole conoscerti o rivederti. E poi ancora, è pecora in cappotto, il piatto tradizionale estivo barbaricino. Lo mangiamo in tutti i paesi della Sardegna, tra maggio e agosto. Non so se Mavi, la protagonista a cui queste parole sono rivolte, sia tra noi, ma comunque buon appetito a tutti. Concludendo, vi voglio ringraziare tutti per essere venuti. Insomma, speriamo che questo libro contribuisca a far conoscere la nostra cultura, posso dirlo nostra, nel più grande numero di persone possibile. Grazie a tutti.